Enciclopedia Grigio Rossa, la storia della Cremonese partita per partita. Sul canale YouTube di Sport Grigio Rosso sto ricostruendo una alla volta tutte le partite della storia della Cremonese. Sarà un lavoro lungo e ci vorrà del tempo. Ci sono anche dei momenti in cui è difficile produrre contenuti, ma piano piano faremo tutto. Trovate già parecchi video relativi alla stagione 13-14, che è la prima della storia della Cremonese, ma anche a stagioni più recenti, una stagione molto cara a tutti i colori grigiorossi, come quella del 92-93 e non solo. Trovate tutto sul canale YouTube, ed è tra l'altro tutto diviso in playlist, anno per anno, in modo tale che i video di uno solo anno sono tutti contenuti nella stessa playlist, e quindi è facile cercare e riascoltare la storia di ogni singola partita, ricchissima di dettagli. Oggi andiamo avanti e parliamo della stagione 13-14. Ce l'avevamo lasciati l'ultima volta, è già passato un po' di tempo dall'ultimo video sulla stagione 13-14, oggi riprendiamo il discorso. Una sonante vittoria 6-1 sul Varese. Una bella vittoria, una vittoria che lancia la Cremonese verso le zone nobili e che però ha un'ombra, perché il Varese presenta reclamo. Se vi ricordate, nei video precedenti abbiamo già raccontato che la Cremonese ha vissuto l'annullamento di una vittoria larga, tra l'altro sempre per 6-1 sulla Ausonia Pro Gorla, per un reclamo dovuto alle condizioni del campo cosparso di pirite, materiale che si spargeva per contrastare il pantano che si crea dopo la pioggia. Il campo di via San Rocco, che era il campo della Cremonese dell'epoca, non c'era ancora lo Zini, non doveva essere massimo e quando pioveva diventava veramente impraticabile. La dirigenza il 27 dicembre 1913 aveva cosparso di pirite il campo. Ma torneremo sull'argomento dopo aver raccontato la partita oggetto del video di oggi, perché ci sono delle polemiche che si scatenarono sul giornale locale che vi voglio leggere perché sono gustose a distanza di più di 100 anni. Il 15 febbraio 1914 la Cremonese dovrebbe giocare con l'Aurora. Ma ancora è maltempo, imperversa, e la partita viene rinviata già con anticipo. Già il giorno prima si decide che non si sarebbe giocato, perché il campo è un acquitrino e quindi non ci sono possibilità di giocare. Bisognerebbe giocare il 22 febbraio, sempre in casa, contro il Luino, ma il Luino si è ritirato dal campionato e quindi la partita viene assegnata a tavolino e la Cremonese non può disputare la partita contro il Luino per lo stesso identico motivo. A questo punto bisognerebbe giocare contro l'Ausonia Pro Gorla, ma ancora c'è un rinvio, la partita di ritorno in casa dell'Ausonia Pro Gorla. La Cremonese arriva allora a giocare una partita che è importantissima contro il Savoia. La partita tra Cremonese e Savoia è in programma l'8 marzo 1914 ed è una partita importantissima perché il Savoia si presenta alla partita come squadra capolista, è reduce da una sfilza di risultati positivi, ha saputo battere diverse avversarie ed ha preso la testa della classifica. E quindi si presenta alla partita come la favorita del campionato, in quel momento la favorita per ottenere la promozione. Ed è una squadra di grande rilievo, una squadra di valore. La Cremonese però ha delle ambizioni, sta risalendo la classifica dopo un avvio difficile ed è arrivata al punto che se dovesse vincere potrebbe ribaltare tutto e andare a prendersi la testa della classifica. E mancano poi non troppe partite alla fine del campionato. La partita si è attesa quindi come un big match. Il giornale locale, la provincia, che come vi ho spiegato altre volte non è la provincia attuale, è un altro giornale. Se andate in biblioteca a fare ricerche, quindi dovete scavare un archivio diverso, perché in biblioteca si trova tutto. Para la partita sottolineando la forza dell'avversario, ma anche la possibilità dei grigiorossi di farcela, anzi dei biancolilla, perché in questo momento stiamo ancora parlando di biancolilla. Una squadra che ha dei valori e ha un grande entusiasmo ed è sospinta, c'è cioè proprio scritto così, dal crescente entusiasmo delle giovani generazioni cremonesi che si stanno appassionando in modo mai visto al calcio. La partecipazione al campionato ha dato il turbo, scusate, sono un po' influenzato. Ha dato il turbo, ha messo il turbo per la partecipazione della città alle vicende della squadra di calcio. Si è moltiplicato l'entusiasmo intorno alla squadra. C'è voglia di calcio, c'è voglia di Cremonese. Aver partecipato al campionato è stato determinante per fare questo salto. Prima la Cremonese era una polisportiva e il calcio, tutto sommato, era uno sport minore. Ma dal 13 in poi le cose cambiano. La partita è una partita importantissima. E si risolve in un trionfo senza pari. Era uno scontro diretto al vertice, ma la Cremonese vince 10-1.
non contro una squadretta, contro una squadra forte, un'impresa titanica. Il giornale titola La Waterloo della pronosticata vincitrice del campionato. Unione Sportiva Cremonese batte Associazione Calcio Savoia 10 gol a 1. Io vi leggo alcuni passaggi dell'articolo. Vi devo precisare che purtroppo Cremonese e Savoia sono delle partite mancanti. Cosa vuol dire partite mancanti? Nella storia della Cremonese ci sono alcune partite, poi nella storia della Cremonese, nella storia di tutte le squadre, ci sono alcune partite di cui a distanza di molto tempo gli storici che hanno cominciato davvero a studiare la storia del calcio, diciamo da 30-40 anni, a livello diciamo di almanacchi, di ricostruzione dei tabellini, non sono stati in grado di ricostruire i tabellini perché se i giornali dell'epoca non li pubblicavano, a distanza di tanto tempo e in mancanza di fonti televisive o filmate, non c'è possibilità di ricostruirli. Questa è una delle partite in cui il giornale non ha scritto chi ha giocato. E non abbiamo neanche la cronaca dettagliata delle azioni e i marcatori dei gol. E questa è un'assenza, per me, appassionato di storia del calcio. Tra l'altro, non solo di storia del Cremonese, io sono fanatico di tutta la storia del calcio. Conosco un po' a memoria eventi veramente nascosti della storia del calcio. Infatti, ho anche diversi canali miei, non solo sulla Cremonese, perché mi piace parlare di queste cose. Ma per me, che sono così appassionato, non avere questi dati poi sulla mia Cremonese è un colpo al cuore, però non li abbiamo e non possiamo inventarli. La partita però finisce 10-1 e abbiamo qualche tratto della cronaca. Un gioco ricchissimo di fasi eccelse e virtuose ci ha lasciato ieri avvinti, entusiasti del novello sport che va conquistando con incredibile ascendente progresso la giovane generazione di ogni classe sociale. La partita di ieri ci ha manifestato una volta ancora come il pubblico no nostro apprezzi l'opera intensa di una propaganda benefica c'è una parola che non si riesce a capire, della gioventù crescente. Propaganda basata sulla cultura fisica, la quale, saggiamente e proporzionalmente concepita nel suo limite, darà il contributo grande e inestimabile di far germogliare gli uomini domani più forti. C'è un po' di retorica dell'epoca, siamo comunque nel 1914 ormai, marzo 1914. Il gioco del calcio credo ne sia l'esponente unico che si racchiude tutto di quell'alternato movimento atto a esercitare e faticare i nostri muscoli. Insomma, va avanti un po' così. Poi finalmente dice: la fortissima squadra del Savoia ha ceduto ieri, vinta dalla prorompente foga cremonese. Si è disorientata e infranta di fronte all'invadente irruenza dei nostri, al punto di non ritrovare che a sbalzi il contrattacco cortese, il solito brio spontaneo nei suoi scaltri giocatori. La tecnica degli unionisti ha ieri, come sempre, prevalso ed ha, come sempre, a eccezione delle partite regolari di Varese e Treviglio, imposto i migliori requisiti per la vittoria. E le vittorie che si susseguono ogni domenica danno il reale valore di quest'undici, che presenta le migliori referenze per la vittoria della conquista finale della vittoria, per la conquista della vittoria finale ambitissima. Si comincia a parlare di vincere il campionato. Francamente, sebbene conoscessimo la grande efficacia dei nostri, non avremmo mai potuto immaginare di vincere 10-1. E quindi una vittoria straripante e sarà determinante per lanciare la Cremonese verso il trionfo. Ma c'è una questione, e questa questione è molto gustosa e quindi ve la voglio raccontare. Il Varese aveva presentato un reclamo per le lapirite sul campo. La Cremonese aveva già voluto rifare la partita con la Ausonia Pro Gorla, vinta 6-1, per lapirite sul campo. Su questa questione si apre questo dibattito che si svolge tutto sul giornale con delle lettere che coinvolgono il presidente della Cremonese Ferdinando Accari, che sono interessantissime perché ci danno uno spaccato del calcio dell'epoca. Prima di tutto, il sabato 14 marzo 1914 è pubblicata una lettera del tifoso Giuseppe Volpini. È un tifoso della Cremonese, sempre presente in casa in trasferta, è un appassionato di calcio e secondo me doveva essere particolarmente appassionato perché ci racconta delle cose che dimostrano che segue molto da vicino quello che accade. E una delle cose che racconta, che secondo me merita assolutamente di essere raccontata, è che ha ricevuto una copia di un giornale che si chiamava Il Calcio. Quindi già nel 1914 c'erano dei tifosi della Cremonese che si abbonavano a riviste che parlavano di calcio. Questo gli dà l'idea di qualcosa che nel 14 potrebbe sorprendere. Il giornale Il Calcio, che non è di Cremona, titola Un terreno diabolico e parla del campo fettoso e piroso e dà la colpa della disfatta del Savoia a campo. In pratica viene sminuita la vittoria della Cremonese e si teme anche che il Savoia possa presentare reclamo. Allora Volpini manda una lettera in cui dice che sono appassionato del calcio, che la nostra è una gran bella squadra, ma dice Volpini: la bella squadra in poco tempo ha acquistato tecnica, disciplina e correttezza, ripeto correttezza,
perché di questa qualità di solito peccano le squadre giovani. La nostra si vede istruita in modo encomiabile e schiva da quel gioco duro e pericoloso che degenera il bel gioco del calcio. Quindi ci dice, questo è un osservatore che ci dice che la Cremonese non faceva un gioco duro, faceva un gioco tecnico. Questa è un'osservazione molto interessante. Vengo alla ragione che mi mosse a scrivere queste poche righe, per la quale già due match mi pare vennero annullati, in realtà uno solo con la Sonia Progorla, e le ultime vittorie sono censurate. Intendo alludere alla quantità enorme di pirite che i dirigenti fanno spargere sul campo. Ma non sanno quei signori che la cosa non è regolare, che danneggia la propria squadra, che è abituata a giocare su quella specie di patuna, ha scritto letteralmente così, si deve trovare poco a suo agio sui campi verdi levigati delle altre società, incontrando così delle certe delusioni. Ma è possibile che a Cremona non ci sia un pezzo di terreno piano ed erboso che, oltre a diventare regolamentare, tornerà meno pesante ai poveri giocatori che dopo una partita si devono trovare in condizioni disastrose? Quindi il campo di San Rocco, dove giocava la Cremonese perché non c'era ancora lo Zini, deve essere un campo in condizioni tali da lasciare i giocatori distrutti a fine partita. Tra parentesi, in questi articoli dedicati a queste partite c'è anche un passaggio in cui viene citata la tribuna rossiccia del campo di via San Rocco, anzi il parterre, come viene chiamato. Quindi probabilmente il colore della parterre era rossiccio, siccome era stato fatto con materiali di recupero e ipotizzo, magari hanno usato del ferro arrugginito, perché non è stato fatto, in teoria deve essere fatto in legno, però rossiccio, a meno che ci sia qualche legno con quella tonalità. In ogni caso, chi stava sugli spalti, gli spalti avevano un aspetto rossiccio. Tutti i dettagli per conoscere la storia della nostra squadra. È possibile, ok, poi cita l'esempio del Casale che ha cambiato il proprio campo per venire incontro alle esigenze della propria squadra e dei regolamentari. Casale che nel 1914 vince il campionato, quindi è un esempio importante. E la cosa non passa inosservata perché risponde Ferdinando Arcari, presidente dell'Unione Sportiva Cremonese. E quindi abbiamo la possibilità di leggere le parole del presidente della Cremonese, capire anche come ragionava il massimo dirigente della Cremonese nel 1914. Viene pubblicata la lettera Volpini, ho detto sabato 14 marzo, in realtà è venerdì 13 marzo. Sabato 14 marzo la replica di Arcari, quindi il giorno dopo ha scritto subito. Leggo nel di lei pregiato giornale la lettera del signor Giuseppe Voltini. Mentre lo ringrazio per le lodi in favore dei nostri giocatori, non possono lasciare passare sotto silenzio la critica mossa per alla direzione della Cremonese per quanto riguarda la gestione del campo. Allora, Arcari scrive: prima di tutto faccio notare che è stata annullata una sola partita, Volpini ha detto due, quella con la Sonia Progorla. E qui vediamo che Arcari lancia una polemica ferocissima, se ci pensiamo, siamo nel 14, sono cose che siamo abituati a sentire oggi, ma già nel 14 era così. Il fatto che sia stata annullata la partita con la Sonia Progorla è spiegabilissimo, perché nessun'altra squadra poteva godere dell'appoggio del comitato regionale lombardo come gli ausoniani predesignati vincitori del campionato. In pratica accusa la FIGC dell'epoca di voler spingere a tutti i costi l'Ausonia a vincere il campionato, una cosa gravissima se ci pensate. Tant'è vero che provvedimenti così radicali sono stati presi solo a favore di tale squadra, Cremona annullando la partita, ma anche a Luino annullando la partita vinta da Luino sull'Ausonia. Ad eccezione del campo di Busto Arsizio, il nostro è il miglior campo di tutto il campionato. Insieme a Volpini ha preso la lettera quanto pubblicato dal giornale Il Calcio e non ha pensato che Savoia poteva addurre scuse dopo una sconfitta così larga. Quindi accusa anche Savoia di piangere. Sono polemiche dell'anno 2023 più del 14. La cenere di pirite è stata sparsa il 27 dicembre 1913 sul nostro campo solo perché lo stato impossibile del terreno di allora ci ha spinto dopo tanti altri tentativi a ricorrere a quest'ottimo materiale. Tale materiale è già stato usato da Provercelli e Brescia ed è stato proibito per combinazione venne per combinazione proibita con deliberazione federale presa lo scorso settembre a Vercelli. Deliberazione che scusate, ho un po' di influenza, che tanto la federazione come il comitato regionale si presero cura di non far mai conoscere e che nessun regolamento pubblicato finora riporta. Quindi hanno fatto una regola e non l'hanno pubblicato, una cosa gravissima anche questa. Questa parte, e non volendo accusare l'ignoranza, non volendo scusare l'ignoranza della legge, voglio rimarcare che tale provvedimento ha avuto la sua ragione per il solo fatto che la pirite si ritiene pericolosa per le possibili ferite dei giocatori e non perché non sia un materiale adatto a sistemare i campi di gioco. Da ciò si deve desumere che il cavillo della Ausonia che ha portato all'annullamento della partita non può influire sull'atto tecnico sportivo e sulla regolarità della vittoria della nostra squadra. È stata una punizione a cui sottostiamo per disciplina, ma di cui insomma fa capire che la colpa è della FIGC. Gli ordini impartiti dopo tale provvedimento di modifica del campo sono stati eseguiti. L'erba comincia a tinteggiare in verde il nostro campo
che anche grazie alla pirita si è sempre mantenuto in condizioni accettabili anche in inverno. Quanto al danno che secondo Volpini noi procuriamo alla nostra squadra, io penso che lui non sia a conoscenza di tutte queste cose che vi ho appena raccontato. La nostra squadra è composta da elementi leggeri, quindi acronese altro elemento. Giocatori leggeri, non pesanti, abbiamo visto, non fanno gioco duro, sono leggeri, sono tecnici. E che svolgono un gioco di combinazione di passaggi e potrà trovarsi sempre meglio sul terreno duro e levigato ed erboso, e le sue sconfitte fuori Cremona si debbono semmai ai terreni paludosi che abbiamo trovato. Il signor Volpini, non totalmente pratico in materia di football, quindi ci fa giù pesante nel replicare, deve essere un po' permaloso, Arcari, appoggia con troppa facilità da soverchia importanza quanti vinti per mancanza di senso sportivo hanno preteso di affermare. Il pubblico che ha assistito numerosissimo alla partita può ben giudicare la nostra superiorità. In ogni caso, il Comitato Regionale Lombardo non può più prendere provvedimenti come quello precedente, dato i precedenti creati con Provissone e Varese che hanno visto il loro ricorso respinto. Effettivamente, anche la partita con Savoia non ci saranno problemi, non ci saranno più partite annullate. Io mi domando, perché è solo con sollecitazioni milanesi che il nostro campo viene ritenuto irregolare? Quindi anche qui un'altra frecciatina. Inoltre, Volpini porta l'esempio del Forte Casale che ha aumentato le dimensioni del proprio campo per favorire la propria squadra e non costringe a giocare in campi stretti. Lui replica che qui non è d'accordo e sottolinea un aspetto che ci dà un'altra informazione sul campo di via San Rocco. È il più vasto di quanti esistano in Lombardia, 100 metri per 60, quindi adesso sappiamo le dimensioni del campo. Quanto sopra vi dovevo per risposta al signor Volpini, anche perché i dirigenti affrontano gravi sacrifici. Ci sono i ringraziamenti, i saluti e si conclude la lettera. Come vedete, già nel 1914 le polemiche si sprecavano e abbiamo avuto molti, molti dettagli sul campo, su come giocava la Cremonese e abbiamo potuto capire qualcosa del carattere del presidente Arcari. Bello sanguigno, mi piace. Credo di avervi detto tutto. Nel canale trovate i video delle partite precedenti di quell'annata, ve l'ho detto anche già di altre annate, sono già disponibili. Poi andremo avanti con la nostra storia. Per oggi è tutto. Ciao!